Oggi chiediamo allo Spirito Santo di liberarci da ogni forma di corruzione. Dal Vangelo secondo Marco, il capitolo 9, i versetti sono il 26esimo e 27esimo. Il demonio, gridando e scuotendo fortemente il bambino, se ne uscì, e il fanciullo diventò come morto, sicché molti dicevano, è morto. Ma Gesù, prendendolo per mano, lo sollevò ed egli si alzò in piedi. Spirito Santo, che liberi noi, tuoi figli, da tutte le forze del male, oggi ti chiedo di entrare in tutti gli angoli della mia anima, e se trovi in me qualcosa che non provenga da Dio e che mi sta contaminando, mi fa ammalare o mi toglie la pace, sradicala via da me con la potenza del tuo amore. Poi, subito, metti i tuoi sigilli su tutta la mia persona, perché quegli spiriti maligni non si ripresentino più nella mia vita, né affliggono più i miei cari, né le altre persone che oggi voglio raccomandare alla tua bontà. Infine, aiutami a contemplare Gesù mentre si avvicina a me, in questo momento. Mi prende per mano e mi fa risorgere. E aiutami a ricominciare a camminare nella pace, nella purezza e nella fortezza che solo tu puoi dare. Amen.